grazie, no, 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 davvero. Non mi ringraziate. No, addirittura in piedi, no, 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 in piedi, no, piedi no. No, non c'è nessuno. Ma facciamo, continuate questa specie di applauso per i due artigiani della qualità, Federico Basso e Vincenzo Bizzarri. Non le veniva il nome. Non le veniva il nome di Vincenzo. Com'è che si chiama? Com'è che ti chiami? Davide. Davide? Pagnate. È bello. Ma solo fino a domenica, affrettatevi. Poi cambia. Davide Pagnate, sì. Bello, fa ridere, tienilo, tienilo. Dagli allora, nome. Mi presento anche io, però veramente... Presenti, perché sono, magari alcuni non la conoscono ancora, quindi sì. La prima cosa è il biglietto da visita, esatto, che vuole dare. Ecco, perché qualcuno si starà chiedendo, ma chi è quest'uomo bello impossibile? Uh-huh. Con gli occhi neri e il suo sapore medio orientale. Certo. Sulle mani, e kebab, questo padrone che... Completo. Sono Enzo Ratti, avete mai sentito questo nome? Avete mai sentito Enzo Ratti? Sinceri. Enzo Ratti, e adesso? Enzo Ratti, adesso? Mo' sì. Sì, beh, certo. Sono Enzo Ratti, dell'agenzia di spettacolo... Eno Atti Enterprise. Come? Sto fulminate le lampadine all'insegna, ah, ragazzi. Così. Ah, Eno, pensavo fosse una vineria. No. Mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Ho capito, management. Non ho ferrato. Dico management. Ma c'è così tanti bei posti in Italia, perché dobbiamo andare all'estero adesso? Che cos'è? Che... Management a te, management. Non lo capisco. Ma quanto sono bravi questi ragazzi? Tu management. Tu non sei bravo, di più. Tu non sei assolutamente bravo. Fattelo dire. E anche tu, e anche mamma mia. Ma che ci fai alle donne, eh? Il bonifico, immagino. Allora. Allora, io sono qui. Il bonifico. Se lo goda. Ma io... Potrebbe essere l'ultimo, se lo goda. Ma sì, se lo goda anche lei, allora. Va, godiamo insieme, non se ne parla più. Io sono qui... Io posso? Godere? Se ce la fa. Io sono qui per un motivo. Io volevo fare qualche proposta di artisti, perché ricordate che dove c'è un grande spettacolo, dove c'è un bellissimo musical, dove c'è una pregevole pièce teatrale, beh, lì non c'è parcheggio. Per tutti gli altri spettacoli, se volete il parcheggio, venite ai miei spettacoli, che ho tanti artisti che volevo proporvi. Tipo, vuoi snocciolare? Snoccioli, faccia qualche adesso, nome. Adesso snocciolo, vado a prendere appunto questa mia agenda. Sì. Sono un agente, ho l'agenda. Certo. Fossi tenente, avrei la tenda. Fossi badante avrei uno di voi due, sicuramente, perché ormai siamo lì, con l'età. Allora, agenda di carta, questo lo dico subito, a me non piace la tecnologia, io preferisco la carta è più veloce, come dicono gli inglesi, go kart, no? Allora, go kart! Allora. Lei ha studiato inglese? Sì. Dove? Basilicata. Allora, questi sono tutti artisti controcorrente, lo dico subito, controcorrente, alcuni anche contromano, infatti ne ho messo uno sotto con la macchina prima, adesso vado a vedere come sta il pronto soccorso. Allora, iniziamo con un incantatore di serpenti. Un classico. Sì. Questo è diverso. Perché? Perché incanta serpenti golosi, dice come? Coi flauti del Mulino Bianco. È una particolarità che ho solo io nella mia agenzia. Andiamo avanti, vi interessa un soprano? No. Mezzo soprano? No. Un quarto, come l'anguria, approva. Niente. Tassello. Andiamo avanti. Ah, il più grande equilibrista del mondo. 240 kg. Lui riesce a camminare. Basta. È già qualcosa. Ragazzi, già assai. Ci ha fatto stare col piatto sospeso. No. Accontentiamoci. Ah, comicità, perché questo è uno spettacolo comico. Sì. E dillo, perché la gente... Grandissimo comico. Chi? Eddie Murphy. Eddie Murphy? No. Eddie Amalfi, questo comico. Eddie Murphy, ho capito Eddie Murphy. Ragazzi, accontentatevi. Ho capito Eddie Murphy. Cioè, ho capito, chi si accontenta gode e tu a sentire la tua ragazza non ti accontenti. No, mo voglio dire. Niente. Allora, questa settimana c'è l'offerta che se prendi due artisti mi fai un favore, guarda, lo chiedo proprio. Questi sono artisti diversi, perché la gente se vede sempre le stesse cose si annoia. Lei è sposato e mi capisce, insomma, adesso, vedi come dice sì. Allora, se non mi interessano artisti... Che cosa? Una scopa elettrica, la volete? La scopa elettrica? Sì, perché io la mattina per passione vendo scopa elettrica. Ah, per passione? Sì. Questa settimana abbiamo mega offerta anche. Quale? 300 euro scopa in casa, 200 in macchina. No, sbagliato! sbagliato il depliano. Vabbè. Allora, parliamo di artisti. Torniamo agli artisti, caro agli Federico artisti. Basso. Anche Pablo prima, il signor Pablo che è passato qua in agenzia con lei. Sì. A lei piace Escobar? A me piace Escobar, sì. Piace molto Escobar, sono tutti artisti che ho Escobar io, questi qui che... Certo. Adesso. Allora, vi piacciono le imitazioni? Sì, molto. Ah, beh, anche io ogni tanto ho fatto dei cinesi. Tornando
agli artisti. Questo qui è un'imitazione bravissimo. Lui fa gli animali, eh? Ah, sì. Allora, un attimo, perché hanno capito quello dei cinesi adesso. Sì, devo andare avanti. È il caldo della sala che... Infatti, sai, si sta bene, eh? Madonna. Sì, per essere estate, sì. Sì, perché è vero, estate. Allora, dicevo, questo qui imita gli animali. Allora, lui fa il coniglio, il pollo, il tacchino il lunedì, martedì carni rosse, giovedì su ordinazione pesce e vongole. Ah, molto bravo. Bella l'imitazione della vongola. Vabbè, lasciamo stare. Just Eat. Allora, questi... Just Eat. Just Eat. Chi è? Michael Jackson, questo qua. Just Eat. È stato anche lui in Basilicata. Sì, è stato anche lui in Basilicata. Allora, questi sono tutti artisti impagabili, ve lo dico subito. Ah. Cioè, nel senso, io non li pago, non so voi. Adesso, però... Se non li paga lei. Facciamo così, adesso... Lei è uno che osa, secondo me. Lui osa. Lei osa, eh? Come dicono in Toscana. Osa, eh? Osa. Osa. Oraggioso, eh? Vabbè, allora. Questa magari la tolga dall'agenda. La più bella, questa è la più bella. Questa è l'applauso di consolazione di un pubblico che già l'ha adottata. E già le vuole bene questo come pubblico. Dicono in Toscana. Lei si fa amare dal pubblico. Grazie. Come dicono a lei in piace Toscana. Farsi amare dal pubblico? Beh, in pubblico anche. Ah, ogni tanto è successo che mi sono fatto amare in pubblico. Che c'avevo 20 euro, che fa? Allora, una drag queen molto brava. Ah. Molto brava. Chicco e Checca. No, molto brava. No, son due. No, Chicco e Checca. Niente, ragazzi, io sto facendo una figuraccia. Questo è un lavoro che non è che si improvvisa così. Certo. Così mi hanno detto, perlomeno. Insomma, io... Quando il gioco si fa duro... Va in bagno, non lo so. Adesso modo di dire. No, quando il gioco si fa duro, io qui mi gioco la carta. Io ho l'asso nella macchina, perché adesso io vi... Manica. Manica. Io ce l'ho in macchina, non ho capito. Io vi propongo questo grandissimo artista, questo grandissimo mago, non so se lo conoscete, Mefà. Beh, mago no, Mefà. Non lo, io non lo conosco. Quando si esibisce. Chi è? Era talmente ansioso di farlo conoscere. Bello. Sei anziano tu. È proprio. Bello perché ridiamo entrare tutti così. Ma che cazzo andate? Ma poi domani vi fate dare il DVD e ve la capite a casa tutta la serata, insomma. Allora, questo mago è bravissimo. Mefà. Mefà. Quando si esibisce la gente dice, mago, Mefà. 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 Ok, è un viaggio turistico. Lo sta pigliando per il culo, è evidente. Ma si nota, ma ho iniziato prima io, devo dire la verità. Allora, lui fa questi numeri bellissimi, fa un numero di micromagia, ti fa scegliere una cartina... E poi ve la fumate insieme, ci mancherebbe altro, Poi che so, fa il numero, prende uno del pubblico, no? Sì. Prende un orologio, lo mette in un fazzoletto, lo prende a martellate, apre il fazzoletto e chiede scusa che proprio desiste il cuore. Ma come fa? Poi fa un numero incredibile, lui fa sparire le colombe, no? Solo una volta non gli è riuscito all'Esselunga, ma si vedevano proprio che... Ma per 3 euro facciamo queste figure di merda, ma come si fa? Niente, ragazzi. L'ultima offerta, guarda, la metto io di tasca mia. Sì. Allora, secondo me, in questo palco manca la presenza femminile. Beh, un pochino è vero. Ecco, io, onestamente, ho avuto a che fare con molte prime donne, anche prima uomini ogni tanto, ma sì. Vabbè, adesso era buio. Allora, questa è una soubrette. Ma come fa? È che c'aveva la bacchetta magica anche lei. Allora... Questa è una soubrette, ma non la solita soubrette bella ma stupida. Lei non è bella, sì. Ah, ecco. Io ve la faccio venire qui, su questo palco, per voi. Sì. Linus Lady e Linus Gentleman, Lucy! Mamma mia. Ma un uomo che crede in me! Puoi dirlo piano, eh? Come si dice sempre, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e io sono onorata di essere dietro il grande Enzo Ratti. Lei è dietro di me? Sono io che sono dietro di lei. Dietro di me c'è il anche grande... in punta di piedi a volte perché sai che... Comunque sono molto grata a quest'uomo e posso fai grattini, dirlo... Ma l'ha scovata lei? Ragazzi, posso dirlo ormai pubblicamente, infatti lui mi ha scovata. Certo, ci mancherebbe. Voi ve la siete fatta sfuggire, io l'ho presa per i capelli proprio. Quando ti ho preso per i capelli? Per i capelli, proprio. È una bella immagine, la ringrazio questa. In punta di piedi sempre. Sempre in punta di piedi, ma
Io per farti capire quanto ci tenga a te, perché questi sono organi che comunque vengono buoni, Mostarda. Ma che persona veramente delicata che lei. Allora, adesso voi la vedete così, e sta vestita bene. Allora, io per farti capire quanto creda in te, io ti voglio fare una grandissima proposta. Tu sai ballare? Beh, tu sai recitare? Sì. Madonna, ci stavo credendo. Hai visto? Bene. Tu sei pronta? Sto capendo. È da moda, 26 anni secondo me, non è che adesso. Quanto mai? 26 anni. Portati benissimo. Meno male che ieri è venuta bene questa puntata. Allora, tu capisci quando è così la faccia? Sì, ok. Allora. Sto cercando di creare l'attesa. Sto creando. Sì, lei balla. Sto creando l'attesa. Nel frattempo altre tre persone hanno capito quella dei cinesi di prima. Mo ci raggiungono e vado. Allora. E lì si sono rotte le acque, perciò stiamo andando avanti. Ah, perché si scivolava. Ok, allora. Allora. Sì. Ma io intravedo la gambetta. Dai. Ah, non è la gambetta, dai. È il marito. Allora. Come on. Allora, io credo in te e io dico che tu sei pronta per il musical. Adoro. Sì. Aggiungi un po' sta tavola. Sì. Perfetto, domani a luna sono da te. Guarda, aggiungi anche un letto che ho litigato con mia moglie. Andiamo a prendere le valigie in macchina, andiamo. Davide, ciaone. State. Scolbano, non so se si è notato. Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto Cuberetta. Salgo, Cooker Room, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere il tuo cognato? Ma non è come pensi. Io devo andare a coglioni. Ma rimaniamo scovano.